È un progetto, sì, che mette insieme i volontari di una rete di associazioni di volontariato del territorio e i ragazzi, gli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Urbino. Sono persone che vengono coinvolte per le loro competenze. I volontari hanno una grande competenza nel campo del volontariato, nel campo della gestione degli spazi, della relazione con le persone del territorio. I ragazzi dell'Accademia hanno delle grandissime competenze culturali e anche laboratoriali. E quindi abbiamo pensato che era utile in questo territorio dove ci sono dei luoghi bellissimi, non sempre aperti, dei luoghi culturali, che questi luoghi potessero non solo essere aperti, ma diventare luoghi di benessere. Quindi sia biblioteche che musei, sono per lo più luoghi museali. E in questi luoghi però appunto non ci vogliono soltanto volontari che aprono e che chiudono, ci vogliono persone competenti che possano pensare a delle attività e che possano accogliere al meglio le persone che decidono di frequentarlo. E quindi ci vuole una formazione. Abbiamo chiamato dei grandi professionisti che fortunatamente hanno aderito a questo progetto e ci aiutano a realizzarlo. Quindi ci sono degli esperti di educazione museale come Marco Peri, ci sono psicologi, ci sono psicanalisti, ci sono persone che effettivamente hanno fatto questo tipo di esperienza come Caserma Archeologica ad Arezzo. Un'occasione per noi di grande orgoglio è la partecipazione, l'aiuto che ci viene dato dal Welfare Cultural Center. Ce n'è uno solo in Italia, presieduto da Caterina Seia, e lei è veramente stata di una generosità unica perché parteciperà non solo lei, ma darà anche a disposizione di questo corso tanti materiali che nel tempo sono stati registrati e archiviati. Sono sette workshop in sette punti, in sette spazi che abbiamo individuato nel territorio in cui le persone che si sono formate potranno progettare dei possibili progetti appunto relativamente a questi spazi. Un ulteriore rafforzamento con questo corso di formazione per giovani, per ragazzi che fanno funzionare bene i musei, che in accordo con le strutture dell'università sono in grado di dare un'offerta molto diffusa nel territorio. E poi formare le persone è sempre fondamentale, perché è chiaro che per far conoscere il territorio bisogna saperlo raccontare, e fare formazione è fondamentale per qualsiasi tipo di iniziativa.